E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi tutto verde, cioè tutto verde in realtà no, Bitcoin verde, le altcoin contro Bitcoin sono un attimo in fase di ritracciamento, ma non ci importa nulla perché complessivamente il mercato sta crescendo. Bitcoin sembra voler fuoriuscire da questo range, da questa area nella quale si trova, e sappiamo tutti molto bene che intenzioni mostrerebbe di avere se lo facesse, cioè se recuperiamo quest'ultima resistenza dei 50.000, magari, ripeto, dopo un po' di lateralità, come quella che sembra esserci stata, boom, via, colpo finale e andiamo di nuovo ad attaccare i massimi, il che sarebbe veramente lo scenario migliore, perché poi a prescindere da quello che sarà l'esito dell'attacco ai massimi, quindi se li buchiamo subito, se aspettiamo un po', se nel frattempo lateralizza, ritraccia ancora, eccetera, la struttura complessiva del mercato ritornerebbe molto positiva. Non è ancora il momento di cantare vittoria, io faccio sempre rompiscatole, ma vi ricordo sempre questa cosa perché, come vedete, abbiamo ancora, ripeto, la resistenza da attaccare, abbiamo ancora i massimi da attaccare. Se per ipotesi, io penso sempre anche al peggio, che ha sempre una cosa buona da fare, buona e giusta per non fare mosse azzardate. Se esempio adesso facciamo un massimo qua e ritorniamo giù, abbiamo fatto un lower high e questo non vuol dire assolutamente nulla sul recupero di una struttura bullish. Quindi mi raccomando, sì, tutti belli gasati, ma non da fare mosse avventate tipo degli all-in. Già inizio a vedere, leggendo in giro nelle varie community, nei vari canali social, già vedo, gente che dice: beh, è il momento di comprare, basta, compro adesso, tutti dentro. Ecco, poca strategia, poca logica, questo è un metodo sicuro per farsi del gran male. Il microfono secondo me è molto alto perché è gasato anche lui, abbiate pazienza, ma adesso lo abbasso, solo che ogni tanto veramente vive di vita propria. Eccolo, ora dovrebbe andare un po' meglio, si conferma, il microfono va in distorsione, ragazzi, è veramente gasato anche il microfono, abbiate pazienza, ma va meglio, va meglio, e il microfono è sempre nella stessa posizione, solo che boh, perfetto. Ora, grandi, confermatemelo ancora, già che ci siete, se fa ancora schifo l'audio, se gratta, se non gratta. Ho abbassato di 3 decibel e mezzo più o meno, stacca e riattacca, no, manco per sogno, che poi mi perdo il pump, non ci si può perdere nemmeno un secondo. Un po' meglio, ti preferisco sempre ai massimi anche se gratta, microfono ai massimi, ragazzi, c'è la barra del volume tutta sul rosso. Quindi, allora, che dire, oggi vi ho preso un po' di notizie come al solito, un po' di cose interessanti di cui parlare, parliamo un po' dei primi scam su Solana, finalmente anche no, direi, però è cresciuta talmente tanto che arrivano i primi scam. Sono curioso di vedere come verranno risolti, proprio perché il modus operandi magari sul mondo Solana potrebbe essere diverso che sulle altre chain. Una cosa di cui mi ero sempre accorto era proprio quello, ho detto, caspita, scam su Poly, scam su BSC, scam su Ethereum, su Solana ancora niente, come mai? Ecco spiegata la risposta. Poi altre notizie varie tra il mondo della compliance, il mondo degli exchange, insomma qualche piccolo aggiornamento. E poi, ragazzi, vi ricordo che questo è il penultimo live, perché poi io da mercoledì prossimo sarò in ferie per 2 settimane, ricordatevelo, non ci sarò, dovrete fare a meno di me, io dovrò fare a meno di voi, mi mancherete veramente un sacco, cercherò di staccare un attimo dalle cripto, pienamente consapevole che non ci riuscirò, so già che non ci riuscirò, però, che dire, sappiatelo, ci rivediamo poi il 10 di settembre, anzi la settimana dopo. Quindi partiamo subito dalle nostre prime notizie. Dunque, vediamo in che ordine metterle. Vabbè, abbiamo parlato di Solana, dello scam su Solana, allora approfondiamo. La piattaforma si chiamava Luna Yield e qualcuno di voi, tra l'altro, me l'aveva menzionata, forse anche durante una live, io non la conoscevo, le eravamo andati a vedere insieme.
E mi ricordo che non mi convinceva granché, perché se cliccavi sulla pagina audit ti rimandava alla home page, c'era pochissima liquidità, era insomma molto molto strana come piattaforma. Tuttavia era stato venduto il suo token su Solped, che era un launchpad su Solana, quindi una di quelle piattaforme dove vengono venduti i token. E tra l'altro, insomma, Solped è una piattaforma assolutamente legittima, molto valida, non è che promuove scam né robe del genere, quindi probabilmente era entrato in contatto con il team di questa piattaforma. Sta di fatto che è scomparso il sito oggi, pare che sia oggi se non sbaglio, e è stata rimossa la liquidità dei pool, hanno chiuso le piattaforme social, quindi sembra veramente il classico rug pull del tipo prendere e scappare con il bottino. Solped sta cercando di contattare il team di Luna Yield, sono curioso di vedere come si risolverà questa situazione. Che dire, le lezioni sono sempre quelle, non c'è da stupirsi, non ci sono novità, bisogna fare attenzione alle piattaforme nuove, le piattaforme un po' esotiche, quelle con APY estremamente alti e con uno storico breve, quindi appena nate, soprattutto se non si capisce bene come funzionano e qual è il loro perché. Questo era un classico, e nonostante appunto il loro token avesse fatto tipo 3 pair in questi giorni, mi pareva, molti di voi me l'avevano segnalata, solo che, ripeto, non mi aveva granché convinto perché era una piattaforma un po' esotica. Niente di nuovo, sono curioso di vedere, come ho detto prima, come si risolverà questa situazione, quindi se ci sarà effettivamente un qualche forma di compenso, qualche forma di recupero, magari da parte anche di Solped, vediamo, io sono qui che seguirò con voi e vi aggiornerò su quello che accadrà. Ripeto, le lezioni, che sia Solana, che sia Terra, che sia Ethereum, valgono sempre gli stessi precetti, ovvero attenzione alle piattaforme nuove e strane di DeFi, perché il rischio rug pull è sempre dietro l'angolo. Poi un altro attacco c'è stato su Solend, che invece è una piattaforma più assolutamente più legit, come si suol dire, con uno storico più lungo, già esistente da tempo, e hanno tentato di attaccare lo smart contract facendo, insomma, variando la logica dietro le liquidazioni e sfruttando un bug interno appunto allo smart contract. In questo caso è finita meglio, perché sono riusciti nel giro di 1 ora e mezza a fixare questo problema, 5 persone sono state impattate e Solend le ha rimborsate tutte quante, quindi questo è andato molto bene e meglio così, nel senso sono riusciti a beccarlo in tempo. Vediamo anche qua, insomma, ci vorrà poi un po' di standardizzazione di livelli di sicurezza, magari fare qualche controllo in più, qualche audit. È nuovo anche il mondo Solana, non ci sono i miliardi che ci sono su Ethereum, ma adesso sta crescendo e quindi immagino che anche gli attacchi, nonché i tentativi di scam, cresceranno, ci sarà chiaramente da prendere dei provvedimenti noi come utenti per primi, facendo attenzione a quello che accade e a non sovraesporci mai, valgono sempre, ripeto, queste solite regole. Poi continua il viaggio nella compliance di Binance, che obbliga stavolta a fare KYC tutti gli utenti a prescindere dai servizi che vogliono usare. Quindi sapete, prima si poteva tenere l'account senza KYC, senza verifica d'identità, con funzioni limitate, non c'erano alcune coppie, mi pare, si poteva prelevare una somma molto bassa e così via. E da adesso il KYC è obbligatorio per fare qualsiasi cosa. Questo viene a effetto fino al 19 di ottobre. Ci sarà un po' di transizione, diciamo, dove un po' di utenti alla volta verranno portati in questa nuova modalità e poi tac, ci sarà la scadenza. Questo è, ripeto, uno step successivo nel viaggio di Binance verso la compliance, perché Binance sta cercando di regolamentarsi il più possibile, quindi tutte quelle imposizioni che i vari regolatori impongono per l'appunto al fine di poter permettere la registrazione dell'exchange attraverso loro, quindi ufficializzarlo, licenziarlo al fine che possa offrire i servizi che offre in tutto il mondo e ricominciare
fare, magari anche offrire i derivati, chi lo sa, e in sostanza questo è il percorso che deve fare, quindi qualche rottura di scatole magari per gli utenti all'inizio, ma per stabilire poi una base più solida che possa valere sul lungo termine. Questo è un po' l'obiettivo chiaramente di Binance. Poi procediamo con Kusama. Kusama a settembre farà altre 5 aste per le parachain e non a caso la FOMO su Kusama è abbastanza ripartita in questi giorni. Vedo che, attenzione, andiamo a dare un occhio al nostro Kusama. Ha avuto un po' di candele verdi, è ripartito, sembrava essere un po' in stasi, ma adesso è ripartito e tra l'altro, dunque, sta attaccando proprio adesso delle resistenze abbastanza importanti, ne ha attaccate due, qua c'è un po' di schifezza, aspettate che facciamo un po' di pulizia e andiamo a rimettere i livelli più importanti, 1 e 1-2 soprattutto, quindi qua abbiamo già un bel entry, volendo, per chi vuole aggredire Kusama, un entry esattamente in quest'area con il suo stop loss qua sotto, larghissimo, tranquillissimo, e ipotesi che questo chiaramente sia un bottom e quindi trend follower. Io ve la lascio lì, vediamo poi, sono curioso di vedere come andranno queste aste, quali progetti aderiranno e vinceranno, soprattutto perché finora il mondo Kusama sta crescendo, c'è da dire, le prime piattaforme stanno iniziando degli sviluppi, soprattutto Karura, sapete che è quella forse più interessante di tutte al momento, in tanti mi avete anche chiesto di un qualche aggiornamento su questo ecosistema qua, lo faremo perché ne vale assolutamente la pena, non è che mi sono dimenticato di Kusama e Polkadot, anche se ultimamente sto parlando molto di Terra e Solana, ma è perché le cose stanno succedendo lì, Kusama e Polkadot sono, diciamo, un po' dietro, sono in background per me, ma sono ben consapevole, ecco, che esistono e che faranno grandi cose. Poi, dunque, ecco qua, sempre su Twitter, abbiamo il nostro Brian Armstrong, CEO di Coinbase, che ha detto che acquisteranno tramite Coinbase, quindi nel loro balance sheet dell'azienda, 500 milioni di dollari di cripto e le deterranno, quindi iniziano a investire. Vai, chi lo deve fare se non loro? Inoltre, investiranno d'ora in poi il 10% di tutti i loro profitti in cripto e questa percentuale è destinata a crescere con il maturare del mercato. Bravo Brian, dai l'esempio, perché se Coinbase non investe in cripto, chi lo deve fare? Ripeto, e quindi molto bene, molto bene. Altre cose che vi volevo dire, c'è il nuovo supercharger su crypto.com, inizia domani, se avete dei CRO liberi, quindi se detenete perché holdate CRO, magari li avete in staking sulla crypto.org per ottenere rendita, oppure sul DeFi Savings, eccetera, adesso se vi interessa questa coin che si chiama Affinity, potrebbe essere interessante. Vi dico la verità, non l'ho ancora analizzata molto bene, ho visto solo vagamente di che cosa si tratta, mi sono segnato di analizzarlo perché ha a che fare un po' con i trend del momento, il cross chain, gli NFT, il mondo DeFi, insomma sapete bene come adesso quali sono i trend, quali sono le direzioni nelle quali il mercato si sta muovendo. Il cross chain, ovvero l'andare a pescare liquidità da una chain per usarla nell'altra, la DeFi, vabbè, ormai siamo già super a regime, e sti benedetti NFT che io sto cercando di capire sempre di più, ma sono ancora un po' limitato, ve l'ho detto, io mi sono focalizzato sul gaming soprattutto perché lì lo capisco molto bene, per il resto ci sto provando e sto migliorando. Comunque questo, vabbè, è un modo, visto che c'è il solito modello, cioè il solito, quello dello scorso, che era Boson Protocol, interessante tra l'altro la coin, 10 giorni di ricarica, che è il deposito dei CRO, senza vincoli, potete metterli e toglierli quando volete, sia dall'app che dall'exchange, tra l'altro, e dopo questi 10 giorni in cui lasciate la liquidità lì per farmare, in sostanza, i 30 giorni successivi riceverete gli EFI, i token di Affinity, per l'appunto. L'APY scorso, così giusto per darvi un'info, visto che i parametri erano simili, $400,000 per 10 giorni di periodo di ricarica, era un 10%, poi dipende chiaramente dal prezzo del token. Che nel momento Boson è abbastanza statico, diciamo, e se dovesse partire ovviamente renderebbe di più, quindi super sì, come sì o no, per chi vuole investire in questo token perché lo fa a costo zero.
Se si vuole fare farm and dump, quindi andare a dare liquidità e poi non appena li si riceve dumparli, ci può stare, un 10% di APY schifo non fa, siamo lì con lo staking appunto sulla crypto.org chain oppure sulle altre modalità di rendita del token CRO. Alla fine per 100 più per 100 meno l'ordine di grandezza è sempre quello. Ve lo volevo segnalare perché io di solito quando ci sono i supercharger mi ci butto sempre un cipino, lo tengo lì come piccola scommessa che in futuro chissà che non pompi. E tra l'altro trovate anche in descrizione nel mio video su YouTube i miei referral link per crypto.com, se vi va ci sono anche dei piccoli bonus per voi se vi iscrivete mettendo in staking dei CRO. Basta, fine parentesi. Unslashed Finance, altra cosa molto interessante questa a mio parere, ha lanciato l'assicurazione all inclusive per Anchor. Questa è una figata perché guardate, col 2,9% annuo di premium c'è l'assicurazione sia dallo smart contract sia dal peg di UST. Quindi 3% annuo, si dorme, sonni tranquilli, nessuno ci tocca il capitale su Anchor, è protetto. Qualcuno mi ha chiesto come funziona esattamente Unslashed. Allora, non è immediatissimo, cioè è da capire. Come funziona? Funziona che si va a depositare degli Ether e si ottiene una copertura in Ether. Tra l'altro, attenzione, è quotata in Ether, non in stablecoin. E tra l'altro, quello che si va a mettere, adesso non so se me lo fa, sì. Esempio, 10 Ether, ok? Noi dobbiamo andare a depositare 0,18 per avere una copertura che costerebbe, il premium sarebbe 0,03333, ok? Perché? Perché in sostanza il security deposit è un po' maggiore di quello che è il premium che dovrei pagare. E ogni mese c'è il rollover, ogni mese in realtà anche di più volendo, c'è il rollover che è una sorta di scadenza dove viene ricalcolato il premium e quindi il deposito necessario da mantenere. Bisogna avere un po' di familiarità con questi parametri perché non è così semplice da dire vabbè io ci butto il capitale e basta, perché c'è un opportunity cost degli Ether che vado a mettere qua dentro da tenere in considerazione. Magari ci facciamo un video dedicato, anche un video su tutte le assicurazioni esistenti, quindi Nexus Mutual, Unslashed, poi c'è Insurace che è un'altra molto valida. Perché tra l'altro, oltre le varie cose, sono anche un metodo di rendita interessante, con dei rischi da capire, ma interessante, perché ad esempio su Unslashed, se si va a fare da assicuratori, diciamo, quindi si va a dare capitale nei vari pool, c'è questo Spartan Bucket, si chiama, che va a diversificare tra vari pool, si può vedere i dettagli, tra l'altro, e vedere dove stiamo andando a dare liquidità, quindi su cosa stiamo facendo gli assicuratori. C'è un APY del 15% al momento su Ether, che ripeto non è male, e che viene ottenuto proprio grazie al fatto che in parte diamo capitale e riceviamo i premi che la gente paga per assicurarsi, e in più c'è il liquidity mining in token USF, che è il token di Unslashed, che chiaramente ci premia per utilizzare questa piattaforma. È vero, al momento, dunque, andiamo a vedere su Anchor se è ancora ottimo l'APY utilizzando BET come collaterale. Dipende tutto dal borrow APR, ho 18% alla grande, bellissimo, molto bello, perché insomma se c'è un APR del genere sul borrow dovuto al fatto che ANC, il token di Anchor, sta aumentando, avevamo fatto il conto che io vado a dare BET, se lo collateralizzo al 45% per prendere in prestito UST, io quindi ottengo il 18,14% sulla metà, quindi è un 9%, e in più lo vado a mettere poi in seguito a rendita al 19,5%. Gli UST che prendo in prestito, 19,5 diviso 2 facciamo 10, e ho quasi un 20% di rendita in maniera abbastanza semplice, lasciatemi dire, su Ethereum. Trovatemela un'altra possibilità del genere con questa semplicità. Poi avevo fatto il video dove vi avevo fatto vedere che se poi questo lo uso come collaterale su Mirror, ma insomma ci sono tanti tasselli unibili, questo è un po' il più basico di tutti. 20% su Ethereum, e intanto si tengono gli Ether, quella è la differenza, perché se no uno dice vabbè io ce l'ho già sugli UST, deposito gli UST, ok, ma se io voglio holdare Ethereum e nel frattempo tenerci interesse, questo è un metodo, ok? Poi
Allora, un'ultima cosa prima di passare la parola a voi, importante, perché ieri vi ho parlato nel video sulla come fare il pack su FTX, che ha un sacco di vantaggi, tra cui le fee praticamente nulle, depositi e prelievi SEPA gratuiti. Mi ero sbagliato perché avevo letto che nel guardare le fee avevo visto che, dunque, aspettate che ci arrivo, nelle withdrawal fees, dove sono, non mi ricordo più, però eccole qua. Allora, io avevo letto che c'era una fee, tra l'altro abbastanza salata, dove sei? Va bene, adesso saltiamo in un'altra pagina, tac. Ecco, vedete, fiat withdrawals below $10,000, $75 fees. In realtà le fee sono soltanto sui dollari. Abbiamo chiesto sul gruppo internazionale per avere certezza, e sui prelievi e depositi di euro non ci sono commissioni, quindi quello bene. E invece no, la cosa che vi volevo dire è che ho fatto un errore, e scusatemi per questo, perché sono cambiate alcune cose nella regola, no, per fare il pack. In sostanza, io vi avevo detto qui dentro a order size di mettere 10, ad esempio, per acquistare 10 euro ogni 12 minuti, no? Facciamo 12 ore, ok? Avevo fatto, spiegato come funziona ieri, no, nel video di ieri. In realtà così vi fa un acquisto di 10 bitcoin, che presumo nessuno abbia. No, scherzi a parte, è cambiata la base currency, non è più euro qua in questo campo, ma è diventati bitcoin, quindi anziché 10 c'è da scrivere 10 diviso price BTC euro, tac, così vedete che mette 0, in bitcoin. Questa è la formula giusta, così ogni 12 ore in questo caso vi acquista 10 euro in bitcoin e non 10 bitcoin, altrimenti hai voglia a fare un pack del genere. Order size è specificato nella moneta che si acquista, non nella base currency. Prima era il contrario, adesso è cambiato, è da un po' che non lo usavo, e quindi mi raccomando, se avete intenzione di fare il pack, questo è fondamentale saperlo. Poi basta, ho terminato con tutto quello che vi volevo dire e adesso tocca a voi. Direi che possiamo passare alle vostre fantastiche domandozze. Spero che l'audio sia migliorato, mi sembra di sì perché non mi state più insultando, quindi ricominciamo a leggere un po' di domande delle ultime e un po' delle prime. Facciamo questo palleggiamento così non trascuro niente e nessuno, tenendoci sullo sfondo questo bellissimo grafico di Bitcoin, che chissà se lo vediamo pompare prima della fine del live. Io gli avevo chiesto se poteva pompare dopo le mie ferie, ma mi sa che come al solito non mi ascolta. Vendiamo i CRO a un dollaro? Allora, quant'è adesso? Beh, un dollaro c'è ancora un po' di strada da fare, mi sa, 0,15. Allora, io sono curioso di vedere cosa succederà a CRO dopo il lancio della chain Kronos, si chiama, quella compatibile EVM, perché anche lì ci sarà da farmare. Mamma mia, secondo me il prossimo autunno sarà un autunno dove farmeremo ai massimi. Non vedo l'ora, tra Cardano, Crypto.com, adesso arriva Avalanche, insomma c'è veramente un'offerta pazzesca. Allora, ho provato a mostrare i pool di liquidità per sedurre, funziona alla grande. Wow, devi avere un'abilità veramente pazzesca, perché insomma ci ho provato anch'io ma con scarsissimi risultati. Poi c'è un modo meno costoso per spostare i fondi su Avalanche evitando di passare per la chain di Ethereum? Tra BankUI e Aave sembra il paradiso per noi farmer, come Polygon un po' di mesi fa. Esatto. E dunque, da Binance, se non erro, puoi spostare direttamente, puoi prelevare AVAX direttamente sulla blockchain Avalanche, mi pare proprio di sì. Cosa ne pensi dei dual investment che hanno rimesso su Binance? Non mi piacciono, sai, perché sono svantaggiosi tendenzialmente, non mi sono mai piaciuti davvero. Luke, sono stato vittima di Luna Yield, ci siamo scritti via mail. Esatto, mi ricordo di te. Pare che l'unico pool dal quale non hanno preso liquidità è solo USDC, e quindi abbiamo scritto all'hosting che ospitava quel sito di ripristinare una versione backup in modo che riusciamo a prendere qualcosa da lì. Non si riesce a interagire direttamente con gli smart contract altrimenti, perché magari si può anche senza interfaccia chiamare appunto gli smart contract. C'è un modo per holdare un pack su FTX usando magari l'app FTX? Oddio, in che senso? Holdare? Lo detieni?
lo detieni lì e basta. Tra l'altro li puoi mettere in lending poi, che è un'altra cosa che mi avete chiesto. Se voi avete dei fondi su qui su FTX, ad esempio, potete fare lend. Vedete, lo cliccate qua, lend, e li mettete a rendita direttamente. Sull'app di FTX, mi avete fatto notare voi, ma lo sapevo, in realtà c'è l'8% di rendita di default su tutto, fino a $10,000, da 10,000 in su il 5%, senza dover far niente, tra l'altro, è solo da abilitare dalle impostazioni. Qui è attivo, cioè bisogna attivamente fare lend, però sulle stablecoin rende di più, da qua. Su Bitcoin, Ethereum, eccetera, l'8% qui ve lo scordate al momento, a meno che non ci sarà una domanda pazzesca per il borrow di Bitcoin, perché alla fine il lending rende se dall'altra parte c'è chi prende in prestito. Per adesso, che il mercato è ancora un po' così sleepy, non ancora. Poi torniamo a noi. Allora. Vitalik is dancing, altro che porta bene, ragazzi, io non la cambio perché porta bene, porta strabene. Come vedi le piattaforme che assicurano gli staking? Guarda, lo staking diretto secondo me è una delle cose meno rischiose, è molto meno rischioso dalla DeFi. Quindi non lo so, cioè assicurare lo staking, se tu fai staking ad esempio attraverso Lido è un altro discorso, perché Lido comunque è uno smart contract, è un pool, ti esponi a rischi superiori, però anche Lido, cioè ormai è veramente un pilastro dello staking liquido. Quindi personalmente, ripeto, è sempre una scelta mia, voi fate la vostra con la vostra testa, ma io non assicuro lo staking. Allora, come lo vedi Sand? Sai, te l'ho detto, non mi piacciono le coin dirette così del mondo gaming, nonostante secondo me sta performando molto bene, sì, nell'ultimo periodo, segue questo canale in maniera quasi maniacale, guardate che roba, adesso però sembra nella fase ribassista. Vediamo qui ai 1200 satoshi questo supporto come si comporterà, tac. Sono veramente curioso di vederlo e poi in base a quello valutiamo, eventualmente torneremo ad analizzarlo, però io ho preferito acquistare le land su The Sandbox rispetto alla coin, ve l'avevo già condiviso. Poi chissà su Cardano appena escono, paradiso per gli hacker. Come mai dici questo? Un linguaggio di programmazione facilmente hackerabile. Potresti dare un'occhiata al grafico di Compound? Quanto tempo che non lo guardiamo Compound? Come sta andando? Ma guarda, è in un canalino ascendente abbastanza stabile, arriviamoci, allora è una roba di questo tipo, così. Anzi, così facciamo, questa è un po' un'anomalia, e poi qua sopra abbiamo quest'altra, più o meno, Vediamo adesso se qua rimbalza, dovrebbe rimbalzare. Sincero, io non entrerei in una posizione del genere, e vediamo però cosa fa proprio a scopo di analisi, vedremo nelle prossime settimane, al ritorno dalle ferie. Poi, vediamo un attimo cosa abbiamo. Hanno rimesso le fee di deposito tramite carta su Binance, ora non ha più senso usare la carta in questo modo. Ci sono dei modi per utilizzarla ancora e renderla conveniente? Dunque, per depositare fiat su Binance adesso è un bel pallino, che ci sono anche le fee sulla carta, non lo so. Io avevo pensato, caspita, rimettono le fee, vorrà dire che tra poco riabilitano i bonifici, però non è ancora così. Purtroppo adesso Binance depositare euro è un po' un casino, c'è da utilizzare un altro exchange come ponte. Dunque, dove siamo? BankUI su Avalanche c'è il 33% di APY su USDT, ci sto studiando su, molto anche tra l'altro. Allora, consideri ancora valida un'iscrizione a Binance di questi tempi? Binance è sempre Binance, ragazzi, diciamocelo, è un exchange che io continuerò ad usare, che ho sempre usato e non smetterò di sicuro, anzi adesso si sta regolamentando, quindi secondo me da qui a 6 mesi è tutto a posto e perfetto, questa è la mia idea. Puoi mettere il codice referral di FTX? Non posso aspettare 2 settimane. Ma lo spammo dappertutto. Più di così cosa devo fare? Va bene, dai, te lo metto anche qui. Se me lo chiedi con tutta questa insistenza. Come se non l'avessi spammato abbastanza, in questo periodo. Anzi, ho detto, quasi quasi ci do un attimo un freno. Forse sto spammando un po' troppo FTX. No, ma scherzi a parte, se lo faccio è perché credo veramente che sia valido. Poi...
Dunque, cosa ne pensi di Ant? Analisi grafico di Ant, vediamo. Ant, BTC, vediamolo un po' com'è. Oddio, terrificante questo grafico. Veramente agghiacciante, non credo che lo toccherai neanche per sbaglio, un grafico del genere, mamma mia, no, è pump and dump uno dopo l'altro. Non conosco bene il progetto, perché non l'ho mai studiato, però il grafico è terrificante, veramente zero domanda, totalmente sotto offerta, un trend totalmente ribassista su tutti i time frame e basta, cioè veramente male, non c'è molto da dire su questo. Matic, secondo te come sta andando? Allora, vediamo un po', Matic, eccolo qua. Matic ha avuto una bella reazione su questa zona, che è un'area di liquidità, vedete, sotto tra i 2.500 e i 3.000 satoshi, questa zona qua. Originava da qui. Bella reazione perché vedete ha creato un piccolo bottom. Adesso la prossima resistenza un po' importante sono 3.350 satoshi giù di lì. Quindi vorrei vedere un'altra leg up in sostanza per confermare questa zona di bottom. Qualcuno, visto che ogni tanto mi confronto anch'io con altri, qualcuno mi ha fatto notare che, cioè ha preso posizione su questo setup, allora vedendo qua un range, è una cosa più intraday che altro forse, vedendo qua un range e un pool di domanda sottostante, tac, e mi ha detto io ho preso posizione esattamente in questo tentativo di attacco alla liquidità. Io personalmente, per come sono fatto, aspetterei un ulteriore leg up nel caso per Matic, tac, una cosa di questo tipo. Stiamo a vedere perché sembra, potrebbe sì aver dato un colpo di reni, vediamo. Dunque, procediamo con qualche domanda dall'alto. Hai visto la live presentazione di Sunday Swap della blockchain Cardano? No, non l'ho vista, non l'ho assolutamente vista. Correggimi se sbaglio, ma non ho trovato audit su Mercurial Finance, ne sai qualcosa? Io mi sembrava di averne visti, non mi ricordo dove, però mi sembrava che ci fossero. Era about, perché è ancora in beta effettivamente, però avevo visto che qualcosa era stato fatto. Allora, vabbè, qua c'è il team, non c'è molta documentazione, in effetti. Non lo so, mi ricordo, forse l'avevo cercato, l'ho trovato da qualche parte su Twitter, non ricordo esattamente, ma mi pareva che qualcosa ci fosse. Facciamo così, lo vado a cercare e poi eventualmente lo condivido. Era forse su Medium, non ricordo bene, devo approfondire. Dove mettere in staking Cardano? Su Cardano stesso, sul wallet, si può fare direttamente. Sì, si può fare da lì. Analisi VET, andiamo a vedere VET, VeChain. Allora, trend tutto sommato buono da un punto di vista macro, perché come vedete abbiamo questo impulso rialzista dominante, correzione poi, e al momento sembra esserci stata una sorta di bottom qua da queste parti, tac, questo potrebbe essere un bottom con retest. Però non lo so, cioè non è male da un punto di vista di grafico, anche perché qua c'è un livello abbastanza rilevante, è che anche qui ci sono c'è un po' di sporcizia rimasta dalle analisi vecchie, è una vita che non vado ad analizzare queste altcoin. Allora, tac, 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 vado a ritracciare un po' i livelli importanti, così ci rimaniamo sul pezzo. Bene, eccoli qua. Andiamo anche sul daily, vediamo un attimino cosa abbiamo di bello. 250 è il primo supporto chiave, poi sul daily c'era anche 260 che è stato di fatto ritestato e questa potrebbe essere una zona da long, 250-260, se eventualmente andiamo a ripescare da qua. Con stop loss o sotto i 220, quindi qua giù, tac, se ritorniamo in zona minimi, oppure addirittura sotto i minimi, che però un pelino largo, ecco. Però non è male come impostazione, vista anche questa ultima spinta che ha avuto, da un punto di vista ovviamente meramente speculativo. Poi,
Allora, sono già aperte le sottoscrizioni per Sherpax su Kusama, ecco, infatti, su Kusama c'è da seguire perché io mi ero già perso questa cosa, ad esempio. Allora, ma perché in generale si parla di Kusama e non di Polkadot? Kusama dovrebbe essere la parte test di Polkadot, perché è più avanti Kusama. Su Polkadot non ci sono ancora le parachain e quindi siamo ancora più, come dire, più concentrati lì perché lì stanno succedendo più cose. Poi Dino Exchange, pool 2 stable, continuare a farmare o spostare liquidità su Saber? Su Saber ho già però la stessa liquidità come pure su Mirror Terra. Ah, tu stai già usando Saber e stai già usando Mirror e ti chiedi se spostare quello che hai su Dino oppure no altrove. Allora, io su Dino non ho più nulla. Mi ricordo che c'erano dei pool interessanti sulle stable coin, però... vediamo se ci sono ancora. Dunque, UST, USDT, bah, 20%, no, direi che non è più particolarmente interessante. Infatti si è abbastanza svuotato Dino come liquidità, dopo che Dino ha dumpato è caduto un po' l'interesse, come capita, no, su tutte le piattaforme DeFi speculative. Ci stai bene, godi, farmi e poi appena è finito il gioco ti sposti altrove. Quindi no, secondo me è molto meglio stare su Saber o stare su Anchor, perché ci sono comunque degli APY molto più validi e sostenibili, soprattutto, assolutamente più sostenibili. Poi, dunque, Sunday Swap ancora. Per quanto riguarda il famigerato ribilanciamento, questo interessa anche le cripto di lungo termine, Ethereum, Bitcoin, non ti viene male a venderli essendo bullish sul lungo termine? Soprattutto, anzi, solo le cripto di lungo termine io ribilancio, perché il resto, se ho una posizione speculativa, l'apro e la chiudo nel breve, ok? Sul lungo termine io tengo un'allocazione che decido io, e poi voglio che rimanga tale. È vero, sono bullish sul lungo termine, ma se non lo fossi non le deterrei neanche, capito? Non è che le voglio lasciare andare così senza nessun tipo di controllo, anzi io voglio controllarle per bene. Se dico 20% deve essere 20% e non di più o di meno. E la cosa interessante è che se poi scende io accumulo, cioè accumulo di più ribilanciando, e se sale faccio dei take profit, quindi vado anche a mediare dinamicamente il prezzo in entrata e in uscita, il che non è mai male, assolutamente. Cosa ne pensi di Doge ora che il progetto è di nuovo up dopo 7 anni da Vitalik? Ma guarda, Doge io la vedo sempre così. La vedo in questo modo. Quando si appiattisce e non se ne parla più, grattarne un po' ci sta come gioco, ovviamente, perché poi ogni tanto pompa sempre, alla fine gira e rigira, i suoi pump li fa, e quindi cioè quando è in FOMO non vale la pena correrci dietro perché ci si fa un male cane, ma quando è lì bella piatta, non ne parla nessuno, è lì che lateralizza e sembra morta, allora una grattatina la si fa, ecco. Allora, dove siamo arrivati? Eccoci qua. Supercharger passa in automatico la liquidità al progetto successivo. Filotto, BTC, Boson e questo senza fare nulla. Ah, ottimo, non lo sapevi. Io prelevavo sempre a mano tipo poco prima della scadenza e poi lo andavo a depositare di nuovo. Buono a sapersi, grazie per la dritta, così la mia pigrizia godrà di sicuro. Ciao Luke, cosa ne pensi di Swissborg? Allora, è un'ottima app secondo me per ottenere rendita. Tra l'altro me l'ero segnata da analizzare, era una di quelle che volevo proprio analizzare e prima o poi lo farò. Abbiate pazienza, prima o poi lo farò. Adesso un po' di cose in coda prima, ma poi l'andremo sicuramente ad analizzare perché la trovo molto valida. Dunque. Quelli di Unslashed sono dei miti, anche secondo me, anche Mirror assicurabile. Sì, alla fine ormai stanno buttando fuori assicurazioni su qualsiasi cosa. E questa è una figata perché comunque quello che manca nella DeFi è proprio l'assicurazione, il cercare di ridurre i rischi in qualche modo. Pensi sia possibile fare un video per spiegare l'interazione dei servizi FTX Pro con FTX? Non ci sono attualmente info esplicite. Le rendite su Blockfolio dovrebbero essere molto interessanti come staking semplice. Sì, sono due applicazioni diverse. FTX Pro è quella che usi anche da browser, FTX, e mentre FTX normale è diventato il vecchio Blockfolio, che era quell'applicazione mobile
molto user friendly, no? Dedicata più a chi vuole la semplicità, ecco. Ed effettivamente c'è quello staking che è molto valido, che dà l'8% fino a $10,000 e il 5% dopo nei fondi depositati. Tra l'altro, tu depositi Bitcoin, la ottieni in Bitcoin, depositi ETH, ottieni in ETH e così via. Poi, allora, vorrei spostare una piccola quantità di ETH e BTC da vari exchange su hardware wallet o al massimo su un solo exchange. Che mi consigli di fare per non morire di fee? Grazie mille. E purtroppo devi vedere le chain che vengono supportate. Una cosa che si può fare è convertire in USDT, andare a spostarli sulla TRC20, ad esempio da Binance a FTX si può, e poi riconvertirli in BTC su FTX e poi convertirli nelle varie coin e prelevare da FTX al wallet, che ha costo zero, a parte per gli ERC20 se non hai in staking FTT. Altrimenti, se sono tante coin diverse, può essere un po' un casino prelevarle tutte verso wallet. Non mi viene in mente niente. E tra l'altro, qualcuno di voi, aspettate che ve lo vado a recuperare, su Discord aveva condiviso un tool carino sul metodo proprio che vi andava a dire come risparmiare sulle fee di trasferimento tra i vari exchange. Aspettate che ve lo vado a recuperare. Sto un attimo navigando su Discord, l'avevamo anche pinnato, eccolo qua. Allora, aspettate un secondo che ve lo condivido. Tac, tac. CryptoFeeSaver.com, eccolo qui, exchange fees. E in sostanza tu gli dici, non lo so, $1,000 di BTC verso euro. Vediamo cosa succede, cosa mi dice. Gira, gira, frulla, frulla. Ecco, qua dice da wallet a Binance. Ah no, quindi 1000 bitcoin. Da Binance gli scambi per euro e li trasferisci al conto bancario. Vabbè. E se fosse, che ne so, un'altra coin, vediamo, Ethereum, no, un token, quale può essere? FTT, per esempio, tac, 1000 FTT in euro, vediamo cosa mi consiglia di fare, scommetto di venderli in euro e prelevarli, FTX, tac, scambiarli in Bitcoin, ah, poi me li fa prelevare da Binance, non lo so, boh, forse non è neanche aggiornato, non sa che su FTX ci sono i prelievi in euro, vabbè, comunque dateci un'occhiata, magari può essere interessante. Ah no, vedi, origine wallet, destinazione banca, si può anche andare a cambiare queste impostazioni, dateci un occhio comunque, perché ne potrebbe valer la pena. Ve lo condivido, ve lo giro anche su Twitch, aspettate che, eccomi, tac tac, perché potrebbe essere veramente comodo. Poi, allora, andiamo avanti, è quasi ora dei grafici, ragazzi, è quasi ora dei grafici. Dove siamo finiti? Eccoci qua. Uno sguardo a Phantom, quale potrebbe essere un buon punto d'ingresso? Andiamo ad analizzare il grafico di Phantom, FTM BTC. Eccoci. Allora, FOMO da Layer 1, anche lui, FOMO da blockchain alternativa. Un buon punto d'ingresso, l'avevamo valutato nelle ultime volte, secondo me era quest'area. Vediamo se era anche sul settimanale. Sembra di sì. Allora, tra i 940 Satoshi fino ai 1000 e poco più. Guardate, abbiamo questa zona che nasce da qua e si propaga, vedete, tac, ed è stata violata finalmente qui. Quindi sì, confermo, 950-1000 potrebbe essere un buon entry, questa zona. Stop loss, allora, qua sotto direi, tac, sotto gli 800, perché abbiamo anche qui una zona abbastanza rilevante e se la perdiamo, se ritorniamo qua, dai, direi che il break, il pump, quello che è abbastanza invalidato. Quindi confermo questa idea. Poi, ti basta usare i vari exchange disponibili? Sì, qua è una risposta tra di voi. Dove prenderesti in prestito USDT con collaterale BTC senza correre molti rischi? Allora, ci sono Olecefi,
come ad esempio, che ne so, Celsius. Non so quali sono i loan to value esattamente, perché altrimenti devi utilizzare, beh, ad esempio su Aave puoi collateralizzare VBTC, però, perché è su Ethereum, e prendere in prestito tranquillamente USDT. Non so quali sono i tassi e dove conviene, però c'è da fare un attimino di conto. Però io ovviamente starei sulle principali, quindi Aave oppure Compound, o nelle CeFi c'è Celsius, BlockFi non so se dà in prestito USDT, altrimenti anche Crypto.com dovrebbe dare in prestito USDT. Penso proprio che non sia un particolare problema. Poi, senza molti rischi ci sono le piattaforme CeFi, esatto, CeFi oppure Aave, per dirne una. Ho una posizione speculativa aperta su BTC USDT, tu dove la chiuderesti? Ragazzi, dipende da quello che era il tuo target, cioè dipende da che posizione è. Io adesso vi racconto subito, guardando i grafici, a tal proposito quello che vedo io su Bitcoin. Sono 3 mesi che ti seguo, ma ancora niente pump in diretta, ragazzi. Io è da anni che faccio live e non ho ancora visto un pump in diretta, mamma mia. Però c'è ancora tempo, mai dire mai. Allora, Bitcoin cosa sta succedendo, come si sta comportando? Molto bene, perché il range attuale, che è quello che nasce in questo piccolo cluster 44.500, è stato ritestato un paio di volte, ok? Tac e tac. Sopra abbiamo la nostra barriera tra i 49 e i 50.000. Quest'area qua, con tanto di resistenza che nasce alla chiusura qua sotto, 49.000 per l'appunto, e anche un pull sottostante volendo fino a 47, giù di lì. 47, 49, anche 50. Quella è un po' la fascia, no, che stiamo attaccando, da bucare, se vogliamo dimostrare che la domanda è galoppante e è alla situazione in pugno, insomma. Altrimenti c'è il rischio che proprio questa liquidità ci vada a dare una bastonata, visto che comunque adesso i volumi sono molto bassi, molto calanti. C'è, ripeto, il rischio di ritrovarci un candelozzo rosso, ad esempio un engulfing bearish rosso, non sarebbe bello per nulla, e andare di nuovo ad attaccare questa zona dei 44-45. Se la perdiamo, questo diventa un piccolo costrutto di top e quindi il caso bearish si rafforza. Per il momento il setup long è sempre, anche se adesso l'abbiamo testato 2 volte, quindi c'è da vedere se si riverificherà oppure no, il long sui 44-45, stop loss sottostante, ad esempio verso i 42, oppure addirittura, come abbiamo visto l'ultima volta, sotto i 40, qua, cioè sotto a questa zona. Entry, tac, e stop loss se ritorniamo qua nei minimi, ok? Questo era il discorso che abbiamo imbastito anche le ultime volte. Addirittura si può andare a cercare lo sweep volendo, quindi se andiamo a spazzolare da qua, quindi andiamo a cercare, adesso è vero, sembra distante perché stiamo attaccando il range high, però se ritorniamo in zona range low e poi dovessimo attaccarlo e sweeparlo, quindi andare a prendere questo punto e questo punto come liquidità qua sotto 1 e 2, allora potremmo arrivare anche a ritestare questa zona, il che potrebbe essere un entry sullo sweep, a patto che poi si rimbalza subito, perché se andiamo invece a chiudere poi qua non è più uno sweep, quindi bisogna giocarsi un po' anche la posizione in questo modo. Quindi sono le due alternative: la prima sull'attacco di nuovo al range low come pool di liquidità, e la seconda l'attacco al range low come sweep, quindi falso breakdown. In base a quello ce la giochiamo diversamente. Lo stop loss non cambia molto perché è sempre qua sotto, a mio parere, cioè l'idea dello stop loss è vedere chiudere delle candele in questa zona 38.000 e dintorni, sotto i 39.000, insomma, perché l'idea è, boh, abbiamo fatto questo movimento qua, tac, X, perché si è chiuso male, è finito molto male, totalmente assorbito, i bear hanno ancora la situazione sotto controllo, abbiamo fatto un lower high, c'è più offerta che domanda e quindi la situazione gira, volge al peggio. Mentre per avere una situazione dove i bull sono in vantaggio e sotto controllo e hanno tutto sotto controllo, dovremmo avere il break di questa zona, i 50.000,
40.000 e l'attacco ai massimi, tac, così facciamo un bel equal high, ok? Se facciamo un equal high con comunque, vedete, dei low di tutto rispetto, perché sul lungo termine comunque bisogna guardare quello, eh. È vero che noi possiamo dire qua, tac, abbiamo fatto un lower low, sì, sul breve, breve medio termine è così, però se guardiamo il lungo termine, guardate il settimanale, immaginatevi di andare a finire qui, vedete che la situazione è questa, ok? Quindi molto bene, sarebbe diverso, ripeto, di nuovo per inquadrare tutto in maniera onesta e completa, se qua arriva offerta e torniamo giù, allora invece diventiamo così, il che è male, è bearish, questo sarebbe molto molto bearish, quindi attenzione a riflettere sempre su tutti i possibili esiti. Il motivo per cui ho lo short di copertura aperto e lo tengo aperto è proprio per proteggermi un po' da questa eventualità, e anzi se adesso vedo che facciamo un lower high e ritorniamo a scendere da queste parti, lo incremento dal 5 al 10%, quello era un po' il mio piano. Questo è Bitcoin con tutte le sue possibilità, quindi attenzione, sì, gasiamoci, benissimo, andiamo ad attaccare i massimi, altrimenti se facciamo lower high, antenne dritte, perché se facciamo lower high e andiamo di nuovo ad attaccare i low, male, lower high, higher low, bene, ok? Queste sono tutte le possibilità, attenzione, non diamo nulla per scontato. Poi andiamo a vedere le altre le altcoin principali, quindi Ethereum Bitcoin sta, vedete, pescando da questa zona, che è una zona interessante, eh? Era addirittura un possibile entry, l'avevamo valutato come tale, come possibile entry con stop loss sotto gli 0.064, perché sul daily, vedete, c'è una specie di W. Quindi l'idea era proprio andare, questa era tutta un entry area gigante nella nostra fantasia, con lo stop sotto qua, sotto gli 0.055, proprio per avere un comportamento alla buy the dip, nel senso abbiamo fatto long term è positivo, qua c'era un downtrend che di correzione che è stato rotto a rialzo, apparentemente abbiamo fatto questo bottom locale e adesso dopo questa lateralità magari storniamo un attimino e poi ci vorrebbe lo spunto, stiamo un po' a vedere, e anche perché adesso non credo ci siano novità, però tra fine anno e inizio anno prossimo dovrebbe esserci il merge di Ethereum, quindi l'unione tra la beacon chain di Ethereum 2.0 e la blockchain attuale di Ethereum, cioè quello è un evento che, di cui ancora si parla poco, ma è l'evento per Ethereum, eh? Cioè cambia tutto su Ethereum, e perché il tasso di emissione, cioè diventa proof of stake, cioè il passaggio a proof of stake definitivo, è vicino il passaggio, non so se ve ne rendete conto, e l'inflazione decrementa in maniera apocalittica, perché adesso è del... cos'è l'emissione sul 4,5% circa, c'è il burn che porta via più o meno il 30% dell'emesso, quindi è calata molto l'inflazione, ma con la proof of stake l'inflazione diventa tipo del 2% e in più si continua a bruciare, quindi c'è addirittura la possibilità di vedere Ethereum deflazionario, è scarsa, perché comunque anche le fee si abbasseranno, quindi si brucia meno, però comunque si ha un'inflazione molto molto più bassa. Per Ethereum lì cambia veramente tutto, magari ci facciamo un video dedicato. Poi per il resto, finalmente un po' di storno per Luna e Solana, finalmente era ora, pizzicato il range sulle 4 ore, tra l'altro, tac tac, vediamo che era la prima area un po' degna di nota come supporto, anche se solo sull'intraday. Solana, vediamo cosa mi combina, Solana pure lei storna, micro storno, e vabbè, qua non ci sono neanche particolari livelli chiave sull'intraday, perché è tutto un po' un su e giù, su e giù, su e giù, forse il primo è qua a 130.000, ma è ancora lontano, non vedo setup interessanti. C'era qua il retest, poi vabbè, ripeto, è ancora, il resto è ancora lontano, 130-135.000 è il primo livello di supporto. Per il resto altcoin oggi un po' in sofferenza, con la dominance che rimbalza un minimo ma non varia la sua tendenza, che sembra essere appunto ribassista. Stiamo un po' a vedere, perché
Sembra che in questo periodo, dove le altcoin comunque stanno avendo un valore reale, cioè le blockchain alternativi, le Layer 2, il gaming, la DeFi, ci sono tutti questi settori che hanno valore. Infatti, se voi guardate il trend di lungo periodo della dominance di Bitcoin, è decrescente. Proprio perché, cioè, non siamo più in quel periodo, c'è solo Bitcoin ed Ethereum e il resto non esiste. Adesso il resto esiste come? Cioè, bisogna fare i conti con questa cosa. Secondo me essere massimalisti non paga sul lungo periodo, perché Bitcoin è sempre Bitcoin, e ve lo dice uno che ha il 75% del portafoglio cripto in Bitcoin. Però non bisogna chiudere gli occhi sul resto, è un peccato di arroganza, secondo me. Quindi attenzione, perché questo è un po' il trend, secondo il mio parere. Con questo, amici, si dice che andrà a 100k il Bitcoin. Io sono il primo a esserne convinto, ragazzi. Io sono super, super bullish su Bitcoin. Analisi di Cardano? Facciamola. Guardate che roba, pazzesco. Allora, Cardano adesso sta litigando con i suoi massimi, 5.000. Quindi attenzione, perché la chiusura settimanale definirà quelle che sono le sue intenzioni. Se andiamo a chiudere qua sopra, addirittura qua c'è un setup volendo di già entry sul retest, per i più temerari. Si può longare il retest qui, guardate. Tac, tra i 5.000 esattamente, sui 5.000 e dintorni. Questo è un possibile long con, volendo, stop loss o alla chiusura qua sotto. Si può usare, guardate, per avere un po' più di flessibilità, questo livello, 4.600 come stop loss, perché c'è qua un range e qua una resistenza. Quindi una chiusura qua sotto, secondo me, non è affatto male come stop loss, oppure qua sotto addirittura. Anzi, c'è anche un altro setup, volendo, differente. Un entry fino a qui, perché comunque questa potrebbe essere tutta una zona liquida, con stop loss qua sotto, che tiene in considerazione il supporto sottostante. Però vabbè, indubbiamente Cardano è bullish, lo si vede anche da un punto di vista settimanale. E dunque, a 100k facciamo gli Yuki's Dancing, ve lo faccio in diretta ragazzi, a 100k io mi gaserò in una maniera incredibile. Adesso però vi saluto, perché abbiamo toccato un'ora di live, e quindi tic tac è il momento di andare a fare altro, altrimenti impazziamo. E vi auguro una buona serata e un buon weekend. Noi ci vediamo questo lunedì per l'ultima live dell'estate, quindi mi raccomando, siateci, siate sul pezzo, perché poi ci si rivede a settembre, come dicono a scuola o all'università. Noi ci rivedremo dopo 2 settimane in realtà, quindi non è che ci lasciamo per molto, però dobbiamo sempre rimanere sul pezzo lo stesso. Allora, lunedì siamo a 50k, speriamo ragazzi, sarebbe un bel regalo, anche se, ve l'ho detto, dopo le ferie, il bull market, dai, troppo casino altrimenti. Buona serata e alla prossima!